al consiglio comunale, perché già ieri il sindaco ha avuto modo di presentare il piano di politica comunale, quindi facciamo la seconda uscita ufficiale al consiglio comunale, quindi anche a tutta quanta la cittadinanza, perché ci sono i nostri teleoperatori, quindi sicuramente tanti nostri cittadini hanno avuto modo di vederla. E quindi il dottore Russo, che non lo conoscesse, è il nostro il nuovo segretario comunale del comune di Rocca Lumera. Noi siamo contenti della sua presenza perché è sinonimo di esperienza, di qualità, di capacità e soprattutto anche di garanzia, perché viene da un'esperienza importante che è quella del Comune di Barcellona, e quindi è una persona che conosce bene la macchina amministrativa e siamo sicuri che potrà darci tanto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Con lui cerchiamo di avviare un percorso nuovo, un percorso appunto nel segno della legalità, per ripristinare quel percorso che va fatto sempre e comunque su quelli che sono gli atti amministrativi. Certo, diciamo grazie anche alla dottoressa Carrupa che ci ha lasciato dal giorno 1 novembre, perché appunto era il suo incarico di segretario comunale. Oggi con il dottore Russo quindi abbiamo questa prima esperienza, ma che sarà sicuramente fruttuosa e ci porterà sicuramente anche un altro lontano. Quindi avrei il piacere di presentarlo. Nei prossimi giorni ci sarà anche la convenzione col comune di Aritterno, perché sarà il segretario comunale condiviso siccome la dottoressa Carrupa, sì. Quindi lo divideremo fra Rocca Lumera e Aritterno. Abbiamo fatto questa scelta perché il comune di Aritterno è anche un comune vicino, quindi il dottore Russo in qualsiasi momento può essere qua presente con noi, oppure si va ad Alì o viceversa, gli amici di Alì vengono qua a Rocca Lumera, quindi c'è una presenza costante che sicuramente farà bene per quel periodo di crescita che questo comune vuole avere per i prossimi anni. Grazie, e adesso partiamo subito. Non so se lo devo dire qualcosa. Sì. Posso? Sì. Se mi permette brevissimamente, a nome del Consiglio Comunale, che ci ho rappresentato, noi siamo orgogliosi, contenti e felici di avere il dottor Russo. Abbiamo avuto alcuni di noi modo già di conoscere per pensare con le sue grandi identità professionali. Certo non alle stelle che la dottoressa Carrupa, ma però sono parte dei profili, noi ci siamo uniti e sicuri e certi che sarà una produttiva, di un bel rapporto produttivo e professionale che arricchirà questo comune e che sarà sicuramente fatto in favore della nostra cittadinanza, che attende anche la dottoressa Russo il suo contributo. E quindi sotto questo profilo noi lo ringraziamo anticipatamente di quello che farà, ma già sappiamo che si è grosso bene, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo buongiorno è stato certamente un buon giorno. Grazie ancora e dottore Russo, buon lavoro. Grazie. E ce ne vuole. Il lavoro sarà tanto. E anche lui. Io l'assilerò ma non lo abbandonerò. Sì, prego. Il gruppo di minoranza del Capo ha provato presso adesso. Anche il gruppo di minoranza per girare con loro al dottore Russo nell'auspicio di una fattiva collaborazione tra consiglieri e segretario nell'interesse dell'amministrazione di Rocca Lumera, e quindi le auguriamo un buon lavoro. Certo, grazie. Io ringrazio tutti, due parole brevissimamente, io mi auguro che questo inizio di collaborazione si trasformi molto presto in un rapporto duraturo, perché come diceva può fare il Presidente, in questa fase insomma stiamo utilizzando l'istituto dello scavalco in attesa di formalizzare e di redigere questa convenzione che quanto prima sottoporremo alla vostra attenzione, e dopo insomma speriamo di concretizzare definitivamente questo rapporto per la durata insomma di questo mandato. Mi auguro che tutto questo avvenga più presto, in modo da poter cominciare a pianificare ovviamente il lavoro, che vedo che ce n'è tanto da fare, e considerare a vostra disposizione per qualunque chiarimento. Insomma, per chi mi conosce sa che io sono uno molto aperto, disponibile sempre, quindi non createvi problemi di nessun tipo. Insomma. Interrogatemi, contattatemi, chiedetemi senza problemi. Ok? Grazie ancora e buon lavoro a tutti noi, insomma, possiamo cominciare. Non mi collaborerà necessariamente, perché dovrò imparare i nomi, quindi Garufi Antonino è presente. Antonio presente. Sacca Simona. Corridore Santa. Saitta Tindara. Lavala Andrea. Cassisi Roberto. Giordano Benedetto, scusate vado piano perché cerco di memorizzare i nomi con i volti. Cacciola Cosimo, Claire Settore, Demestri Ettore,
Corini, Rita Grazia. Presente. Nelida Giuseppe. Presente. Caracino Mauro. Sì, presente. Dottor Antonella. Presente. Stacca Maria Grazia. Sì, presente. Bene, visto il numero dei presenti che dà legalità alla seduta, la dichiaro ufficialmente aperta e andiamo subito alla trattazione dei punti, anche se mi correrò più fare qualche precisazione. Io mi scuso con i consiglieri comunali se abbiamo fatto questo consiglio così di gran fretta, diciamo così, però credetemi, è stato dettato dalle situazioni e dei fatti contingibili e urgenti che ci hanno comportato di essere qui presenti questa sera, anche a questo orario un po' insolito per le convocazioni che facciamo normalmente. Perché? Perché avantieri ci è arrivata una nota da parte della Regione Siciliana, quello dell'assessorato all'energia e servizi di pubblica utilità, con cui ci convoca per domani mattina, ovvero 8 novembre 2013 alle ore 12, presso l'assessorato per sottoscrivere questo importantissimo atto che ci mette a riparo e ci permette di, non voglio dire salvare, forse non è il termine giusto, però ci sta anche bene da quello che potrebbe essere un eventuale default a carico delle casse comunali. Di conseguenza quest'atto per sottoscriverlo occorre, così come loro hanno precisato, che ci sia l'avallo da parte del Consiglio Comunale. E proprio per questo stasera ci siamo convocati qua in seduta straordinaria urgente proprio per fare questa deliberazione, quindi a tutti quanti gli altri propedeutici, affinché domani mattina il sindaco, o chi per il sindaco, per il vice sindaco, si recheranno a Palermo a sottoscrivere al mezzogiorno questo importante atto. Non ci sono grandi cose da dire sull'argomento se non quello che abbiamo già trattato nella delibera numero 44 del 17 luglio 2013, ovvero quando abbiamo fatto la nuova richiesta per aderire a questa possibilità che ci dà la Regione Siciliana di questa anticipazione di cassa per un importo di 2.890.000 euro per sopperire a questa criticità che c'era col lato. In quell'occasione noi avevamo fatto e avevamo formulato nella richiesta un periodo di 20 anni. Purtroppo la Regione non ha ritenuto congruo per una serie di situazioni particolari e quindi ci ha approvato a condizione che il piano di rientro fosse stato fatto in 10 anni. Questo logicamente prevede che si ritorni in Consiglio Comunale per rivedere la rimodulazione in 10 anni e non in 20 anni, e quindi essere qua per approvare questa proposta di delibera che rappresenta la condizione sine qua non attraverso la quale, come torno a ripetere, domani mattina si può andare a sottoscrivere con la dirigente del Dipartimento, che è il dottor Marco Lupo, questo atto, in modo tale che nei prossimi mesi ci arriverà questa somma che dovremmo verosimilmente dare all'altro, salvo e fermo restando ci sono ancora dei contenziosi in corso che vanno sempre e comunque salvaguardati. Questo l'abbiamo detto già il 17 di luglio e ci teniamo a precisare ulteriormente. È una provvista economica, come dicevo prima, che ci mette a riparo da eventuali situazioni di eventuali assesti alle casse comunali. Io non ho nient'altro da dire se non questo piccolo preambolo, poi altre cose ci siamo già dette. Se c'è qualche intervento, prego, consigliere, hanno facoltà di intervenire. Signor Presidente, prego. Io ritengo che le notizie che oggi sono state fornite a questo Consiglio Comunale sono certamente notizie importanti, che danno anche un senso di serenità e di tranquillità ai lavori che ci siamo fatti carico di assumere dopo l'elezione da giugno 2013, e con risultati che ci sono di tutta evidenza, che sicuramente possono anche tranquillizzare tante madri, tanti madri e tante madri di famiglia di Porto Romero, che non sono loro, perché con la sottoscrizione di questa convenzione che sarà fatta domani a Palermo, sicuramente il pericolo del default, pericolo grave appunto per il governo comune, che era quello di andare in dissesto, oggi possiamo dire che ce lo stiamo lasciando dietro le spalle. È un atto importante quello che si farà domani, e proprio perché è un atto importante io ritengo che sia giusto e doveroso che questo Consiglio Comunale, che è l'organo sovrano, che rappresenta l'intero popolo di Porto Romero, che si sta tirando fuori da un problema drammatico, serio, che coinvolge, ripeto, non solo l'amministrazione comunale, ma che direttamente viene in causa per economie anche fragili, di tanti padri e madri di famiglia, sia un atto che venga adottato all'unanimità. Quindi io invito tutto il Consiglio Comunale, nessuno escluso, a dimostrare il senso di responsabilità che ci siamo assunti dal giuramento che abbiamo fatto entrando a diventare consigliere comunale e ad affrontare questo impegno amministrativo, e che questo si possa oggi dimostrare all'elettorato che non siamo qui per prendere posizioni che devono essere distanti, su barricate che non ci devono essere più, ma siamo qui tutti quanti assieme per fare l'interesse della cittadinanza, e lo faremo senza se e senza ma nell'interesse dei cittadini e non solo dei cittadini di Porto Romero. Quindi è un invito che io formulo
direttamente all'intero Consiglio Comunale perché venga adottata questa deliberazione all'unanimità, così come è giusto che sia, perché ripeto, è un atto importante, è un atto serio, è un atto che sicuramente ha, e nella storia di questo Paese, ha un peso specifico che non può e non sarà dimenticato anche dalle generazioni future per quei pericoli che si sono intravisti, ma che per fortuna non abbiamo dovuto affrontare. Quindi invito l'amministrazione comunale, in particolare il capogruppo dell'opposizione, ad esprimersi su questo invito e a votare tutti assieme perché questa delibera abbia anche domani un Palermo nel peso specifico che deve avere, di un comune che ha un consiglio comunale che è tutto unito, si trova concorde nell'affrontare i problemi seri del Paese, ma soprattutto che è tutto unito e che ha dietro alle sue spalle l'intera cittadinanza di questo comune. Grazie signor Presidente. Grazie al capogruppo di maggioranza, sono delle considerazioni che io condivido in pieno. Avrei piacere che questa sera questa proposta di deliberazione fosse approvata dal Consiglio Comunale nella sua unanimità, perché sarebbe un messaggio importante non solo per i cittadini, ma sicuramente per Palermo, perché lo dobbiamo dire, no? Palermo ha dato molta considerazione a questa richiesta fatta dal Comune di Rocca Lumera, perché l'abbiamo fatta 6 mesi dopo la scadenza della legge, potevano anche benissimo non avallare questo piano di rientro e di conseguenza il Comune, come voi pensavate, sarebbe stato al dissesto. Se oggi siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo, abbiamo un risultato da ascrivere non solo al sindaco, al vice sindaco, che sarà impegnato in prima persona, ma all'intero Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale già nella seduta del 17 di luglio si è attivato immediatamente, ha predisposto gli atti, abbiamo fatto questa richiesta e quindi se oggi c'è sicuramente un risultato, questo è da ascrivere grazie all'impegno di tutti quanti. Ci sono altri interventi? Prego, c'è un emendamento, Presidente. Che cosa? Un emendamento alla pellicola. Ah, va bene, ok. Da caso a leggere, abbiamo da più scritta il nome di tutto il gruppo di minoranza, sì. E poi andremo ad allegare così agli altri. I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, in relazione alla proposta di deliberazione avente a oggetto di modulazione del piano di rientro del debito complessivo del comune di Rocca Lumera nei confronti dell'Auto Messina 4, al 31/12/2012, articolo 45 della legge regionale 12 maggio del 2010, premesso che la proposta dà atto della presenza di contenziosi in essere tra il comune di Rocca Lumera e l'Auto Messina 4 per un importo complessivo di 2.198.586,59 euro, pendenti innanzi al Tribunale di Messina, numero 2 caos di opposizione al decreto ingiuntivo, e andranno in decisione all'udienza del 13 novembre 2013 ed al TAR di Catania. E l'approvazione del piano di rientro prevede l'anticipazione a favore del comune di Rocca Lumera di 2.500.000 euro. Che si va ad aggiungere ad una precedente anticipazione di cassa di 450.000 euro, che il comune di Rocca Lumera sarà tenuto alla restituzione di complessivi euro 280.000, di cui 2 milioni e mezzo per l'approvazione del presente piano di rientro ed euro 390.000 per la precedente anticipazione di cassa, poiché la regione aveva già ottenuto la restituzione di 60.000 euro, e la superiore somma dovrà essere restituita in 10 anni mediante il rate di 289.000 euro con decorrenza 2013, che la nota protocollo 41.025 del Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti con cui è stato comunicato l'esito dell'istruttoria relativa alla richiesta di piano di rientro da parte del Comune di Rocca Lumera prevede la rimodulazione di questo piano di rientro in 10 anni anziché i 20 richiesti inizialmente. E dato che il rimborso delle rate trova copertura nel redigendo bilancio 2013, ma non menziona in alcun modo la presenza dei contenziosi in essere tra il Comune e la società Cambio. Che in ragione di detti contenziosi il debito vantato dal lato non è né liquido né certo né esigibile, atteso che viene fondato su fatture che rappresentano un documento che viene staccato unilateralmente da una delle due parti in causa, in questo caso l'Auto Messina 4. Che l'approvazione del piano di rientro impone al Comune di Rocca Lumera di restituire alla Regione immediatamente dal 2013 le somme anticipate e ciò comporterà inevitabilmente un aumento dell'imposizione fiscale che si va ad aggiungere già all'aggravio che i cittadini hanno a seguito dell'imposizione della TARES. Che detta anticipazione, una volta erogata dalla Regione, dovrà essere immediatamente girata al lato Messina 4 dell'arco di un paio di giorni. Che in caso di esito positivo di questi contenziosi, però, le somme che il Comune dovrebbe avere dal lato
saranno difficilmente ottenibili, poiché l'auto si trova in liquidazione e quindi non si ha certezza se questo conguaglio ci sarà oppure no. E quindi questo comune si troverebbe in concreto a avere a che fare con un interlocutore giuridicamente e concretamente non solvibile, con la conseguenza che le eventuali sentenze favorevoli non avrebbero alcuna utilità pratica, né per il bilancio comunale, né per tutti i cittadini di Rocco Nuova. E neanche questo comune potrebbe quindi beneficiare in concreto dell'eventuale introito rappresentato dalle minori somme da corrispondere all'ATO, e che per scongiurare tale eventualità si rende necessario che la Regione siciliana si faccia garante di tutto questo e quindi garantisca questo eventuale conguaglio a favore del Comune di Rocco Nuova. Tanto premesso, pur se non condividiamo la scelta di andare subito ad approvare questo piano di rientro senza attendere l'esito dei contenziosi di importo quasi pari ai debiti che l'ATO vanta nei confronti di Rocco Lumera, proponiamo di emendare la delibera aggiungendo dopo il secondo capoverso quanto segue: che in sede di sottoscrizione dell'accordo programmatico per la concessione di risorse finanziarie destinate all'estinzione dei debiti relativi alla gestione dei rifiuti, finalizzata ad una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle società e dei consorzi d'ambito, ai sensi della circolare numero 2 del 10 novembre 2012, accordo programmatico che verrà sottoscritto l'8 novembre 2010 presso il Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti della Regione, si sottoponga la efficacia e validità della presente delibera all'assunzione da parte della Regione siciliana dell'onere derivante da eventuali sentenze che, all'esito del contenzioso tra questo comune e dato Messina 4, dovessero riconoscere in capo al comune di Rocco Nuova il diritto al pagamento di una minore somma rispetto a quanto portato dalle fatture di ATO Messina 4, nell'ipotesi più che probabile di insolvenza della gestione liquidatoria dell'ATO Messina 4. Me lo passa per presente questo emendamento? Così lo mettiamo qua agli atti. In maniera che faccia parte integrante della delibera, giusto? Speriamo di possiamo darlo. Certo. Ma vorrei puntualizzare due o tre cose che mi sembrano doverose. Vedo che avete posto l'accento sulla questione delle risorse che da parte della Regione dovranno essere l'anticipazione che verrà data al Comune di Rocco Nuova per poi pagare il debito comunale. Io su una cosa posso tranquillizzarvi, nel senso che l'anticipazione che verrà data dopo naturalmente il passaggio di domani, se il Consiglio lo vorrà, perché sappiamo tutti che domani la firma di questa intesa tra il Comune di Rocco Nuova e la Regione Sicilia, il Dipartimento della Regione Sicilia, passa attraverso la valutazione della delibera di stasera. Vorrei precisare un'altra cosa che è sfuggita al Presidente, quella che l'approvazione della delibera precedente del 17 luglio e che rimodulava il debito in 20 anni non è stata una cosa che la Regione non ha accettato nei confronti del Comune di Rocco Nuova, questo è bene chiarito, certo. È una cosa che riguarda tutti i comuni che hanno avuto nel tempo debito contratto, ma questo è un altro aspetto, ma che comunque va indicato. Ora, per quanto attiene alla questione che il consigliere Merita leggeva in merito al ritorno delle somme dalla parte del comune all'ATO, è vero che dovranno essere spese, ma innanzitutto dobbiamo chiarire un aspetto: l'anticipazione non verrà fatta da parte della Regione in una tranche, ma verrà fatta in tre tranche. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che la restituzione della somma
ossia della prima rata relativa a 288.000 euro, sarà data, va bene, sarà restituita nell'anno 2014. Vi dico pure la data, entro il 31 ottobre del 2014. Quindi non è vero che i soldi che arrivano oggi, domani o altro, li dobbiamo girare. E comunque avevamo già chiarito l'aspetto per quanto riguarda la questione legale, fatte salve naturalmente per quello che è un passaggio importante nel deliberato finale, ma era una questione che avevamo affrontato, come dire, anche il 17 di luglio, perché era stato oggetto di discussione quello di fare a salve le questioni legali, che mi sembra giusto e doveroso. Io devo dire che su questo emendamento trovo un po' di incongruenza. Perché? Perché noto una sorta di, come dire, di polemica, e se mi è consentito noto pure che in qualche modo forse l'obiettivo migliore sarebbe stato non riconoscere, diciamo, questi debiti, arrivare al dissesto finanziario, e così saremmo stati tutti più tranquilli. Io credo che quello sarebbe stato il vero problema per il comune di Rocconiere e per i cittadini di Rocconiere, perché il dissesto sappiamo tutti che cosa comporta: aumento delle tasse del 300%, forse anche più, controllo della spesa che poi non si sa come andrà a finire. E quindi questa è un'opportunità che secondo me non il comune di Rocconiere, ma che le amministrazioni, io l'ho detto recentemente, l'ho detto anche in qualche intervista, dobbiamo dire grazie alla regione se in qualche modo ci viene incontro a quelle amministrazioni che ahimè hanno avuto problemi con l'IATO, e che oggi in qualche modo, essendo che siamo in una situazione di liquidazione, peraltro sappiamo tutti che IATO sono in fase di liquidazione, pare che il 15 di gennaio, se tutto va bene, IATO non ci saranno più, e quindi, ma anche lì la fase della liquidazione è una fase abbastanza lunga, finisce il rapporto, ma non finisce la fase della liquidazione, per cui anche questo aspetto, questa preoccupazione, io onestamente è una preoccupazione che vi devo dire non la condivido, per cui io faccio appello a quello che è il senso di responsabilità, che è stato richiamato dal consigliere capogruppo avvocato Fleres, che sarebbe giusto e doveroso per questo consiglio comunale, il consiglio comunale di Rocconiere, votare questa delibera, e non perché si faccia una cortesia a Biagio Pugliotta, che in questi 4 mesi è andato avanti e indietro per cercare di sanare un problema che sicuramente il 31/12/2012, personalmente, io ho cambiato in cerca, va bene, quindi, però non voglio entrare nella polemica, però siccome vedo che c'è qualcosa che sfugge o cerchiamo di porre l'attenzione, quando io arrivo domani con la delibera a Palermo e con tutte queste precisazioni, è un'osservazione che mi faranno, perché me l'hanno già fatta precedentemente. Allora, lo dicevo poco fa in così, fuori sacco all'amico Giuseppe Nerita. Non è che a Palermo le carte non si riguardano. Li guardano come li guardate voi, come li guardiamo noi, ed è giusto che sia così. Però c'è una forte incongruenza nel portare una delibera che in qualche modo non è condivisa. Stiamo parlando di qualcosa veramente di importante, va bene, non stiamo parlando né di un finanziamento che si può pure mettere di canto, va bene, stiamo parlando di salvare il comune di Rocconiere attraverso un'anticipazione di cassa della regione Sicilia. Noi peraltro, e qua voglio chiuderla, non siamo nelle condizioni di dettare, diciamo, le condizioni alla regione, credo che sia la regione a dettare condizioni agli enti comuni, la regione è un ente sovracomunale per eccellenza, e quindi noi dobbiamo in qualche modo accontentarci, passatemi questo termine, a quelle che sono le indicazioni che la regione ci dà, e dobbiamo far fronte a quelle che sono quelle condizioni, dobbiamo andare avanti in quelle che sono quelle indicazioni. Se noi disattendiamo quelle indicazioni, allora prendiamo atto, facciamo finta che questo problema non ce lo siamo posti, però poi il problema ce lo ritroviamo dopo, ce lo ritroviamo naturalmente con quelli che sono gli atti successivi del sesto e tutto ciò che ne consegue. Quindi io vi invito, anche perché alcuni passaggi, molti dei passaggi che il consigliere Nerita ha letto erano già corpo della delibera, ora io
non mi soffermo perché c'erano una serie di cose, ma molti di quei passaggi erano già inseriti, ma erano già stati inseriti nel corpo della delibera. Quindi la discussione di questa sera, siccome si tratta soltanto di una rimodulazione dal punto di vista da ventennale a decennale, se mi è consentito dire, non ci doveva nemmeno essere, non perché non bisogna discutere, per l'amor di Dio, ma perché era un mero fatto, diciamo così, formale, perché l'approvazione del piano vi era stato ed era stato fatto a 20 giorni dall'insediamento dell'amministrazione Argiroffi. Bene, dopo non vi dico quante telefonate, incontri, colloqui, appuntamenti, eccetera, mi potete dire, ma lo dovevate fare? Sì, è giusto, lo abbiamo fatto. Però sarebbe bello che, perché quando domani si va a Palermo non va il vice sindaco di Rocco Nera o il sindaco di Rocco Nera o l'assessore di Rocco Nera, va l'amministrazione di Rocco Nera, tutta, intesa tutta. Quindi certe cose onestamente io devo dire non le condivido, grazie. Grazie Presidente. Io volevo fare una riflessione. Intanto sulla proposta di emendamento volevo capire, perché forse non ho colto bene. Dico, noi praticamente con questo emendamento dovremmo andare domani alla Regione a chiedere garanzie. Ho capito bene? Dico, ho capito bene. Sì, ha capito benissimo. Perché se ho capito bene, e allora noi ci troviamo come ente in debito con l'ATO. Praticamente l'ATO man mano mandava le fatture e queste fatture non venivano pagate. Parliamo di una somma di fatture, ho detto nei consigli precedenti, da far tremare bene. Parliamo di 2.800.000 euro. È chiaro che a un certo punto sono state fatte delle cause. Una causa, anzi due, sono state fatte dal lato di noi. E queste cause sono praticamente al Tribunale di Messina delle due cause per avere indietro 800.000 euro. Quindi ci hanno fatto la richiesta di decreto ingiuntivo, che a tutt'oggi è privo della clausola di provvisoria esecutività. Se no, questo è il comune, in base a quello che sto apprendendo, sarebbe già in dissesto. Io mi chiedo come mai un giudice del Tribunale di Messina, dopo due anni di causa, non dà al lato la possibilità di chiedere questi soldi subito, immediatamente. Perché hanno sbagliato il giudice, Giuseppe, tu lo sai. E se hanno sbagliato il giudice è una situazione abbastanza seria, Giuseppe, no? Perché allora non sono più tempi da pagare, bisogna stare attenti. Giuseppe, ascolta, scusami, io mi sono informato perché ne capisco poco. Amici che praticamente legali mi hanno detto che il ricorso non andava fatto a Messina da parte del lato, ma andava fatto al TAR. Il ricorso lato l'ha sbagliato, è andato a Messina, quindi praticamente noi siamo fermi. Ma la verità è questa, che noi praticamente, anche se il giudice ci dà ragione per non avere, e così sarà, per non avere il come si chiama? Scusa, quindi sono il decreto ingiuntivo, dico che è fatto, come si chiama, è chiaro che posto il ricorso domani da parte dell'altro, il TAR questi soldi dirà un domani che li dobbiamo tornare. La verità è questa, 800.000 euro di debiti, di fatture non pagate ci sono. Il tribunale ha stabilito le fatture che sono arrivate al comune e che non sono state le fatture, dico io pure posso staccare una fattura qualsiasi, se chiedo una persona che si rivolge a me quale professionista pagami questa tot cifra, ma non esiste, perché poi c'è sempre un giudice che dice posso dire una cosa brevemente, se si contestano le fatture non si va poi ad approvare in sede di bilancio il bilancio, si contesta anche lì il bilancio, cosa che non è stata fatta, quindi qua c'è stata una incongruenza da parte della passata amministrazione che ha contestato le fatture ma ha poi approvato il bilancio dell'altro. No, l'ultima volta no, stringiamo, perché allora andiamo sempre indietro e diciamo che dobbiamo andare, purtroppo dobbiamo tornare. Io voglio dire solo questo in breve sull'emendamento, quindi noi dovremmo andare domani
a chiedere alla regione delle garanzie. Paradossalmente sarebbe come se noi andiamo in banca, chiediamo un prestito e poi chiediamo al direttore, alla banca, che ci faccia garanzia del prestito che ci dà. Le sembra logico questo? Le sembra logico che domani il funzionario della regione, noi andiamo e gli portiamo l'appuntamento e gli diciamo: guardi, me lo firmi, mi faccia da garante? Dico, le sembra logico? Io dico di no. E quindi è un emendamento che secondo me, per quello che ha detto il vice sindaco Pugliotta, per quello che ha detto il capogruppo Fleres, per quello che stiamo dicendo tutti, noi questo prestito l'abbiamo chiesto alla regione e ce l'ha accordato, dico io, grazie a Dio, per mettere in sicurezza il comune. Noi praticamente finalmente abbiamo i soldi per poter metterci in sicurezza. Dopodiché, con le cause, è scritto nella delibera, nel corpo della delibera, una volta che le cause, abbiamo reso delle cause, quelle somme, se sono da recuperare le recuperiamo, ma malauguratamente, scusatemi, solo questo, malauguratamente, un giudice su quelle cause ci sta attorno. Vi chiedo, questi soldi, mettiamo la cifra, sono 2.800.000 euro, mettiamo che ne dobbiamo pagare un milione e mezzo, dove li prende il comune di Roccolomiera? A chi andiamo a cercarla? Quando avviene questo, dove andiamo a cercare questi soldi? Questo, quello che noi stiamo, ci siamo sforzati a capire tutti, a fare che praticamente questo è un atto dovuto, ma non a noi maggioranza, è un atto dovuto alla gente di Roccolomiera. Ed è stato il primo atto che come consiglio comunale noi abbiamo fatto. E mi ricordo bene che in quell'occasione avete fatto pure un emendamento che noi abbiamo accolto, che abbiamo votato insieme. Da quel momento ad oggi non è cambiato nulla, non ci può essere un ulteriore emendamento. L'unica cosa che è cambiata, se l'abbiamo votata allora, oggi è cambiato, invece di 20 portarlo a 10, invece di ritornare 144.000 euro l'anno dobbiamo tornare 280.000 euro. E noi affronteremo i bilanci, faremo dei sacrifici, tagliando delle spese superflue, per fare in modo di ritornare a questa cifra. Ma questo è stato il motivo. Quindi vi invito cortesemente, amici consiglieri di minoranza, prima che noi andiamo a votare, ritirate questo emendamento e votate insieme a noi. Ma non votate per noi, votate per voi e votate per il nostro paese, votate per Roccolomiera. Grazie. Posso, Presidente, brevemente? Il problema del nostro emendamento non è assolutamente strumentale. La società ATO purtroppo è in liquidazione. Quando una società va in liquidazione perde tutti i suoi beni, finisce di pagare i suoi fornitori, alla fine arriviamo noi con queste cause che per finire, non lo so, le vinciamo, le perdiamo, parzialmente ci daranno ragione e dobbiamo recuperare delle somme. Dove le andiamo a recuperare? Chi cerchiamo? Noi per questo stiamo chiedendo alla regione non di farsi garante soltanto, ma al limite di andarci a dire semplicemente, anziché 289.000 euro, perché vi abbiamo dato 2.800.000 euro per pagare, ce ne dovete restituire 150, quant'è la differenza in buona sostanza l'anno? Questo qui noi lo stiamo facendo nell'interesse dei cittadini, perché questi 289.000 euro per recuperarli ogni anno si dovranno aumentare le tasse. Noi per questo lo stiamo dicendo, per cercare di garantire tutti quanti. Dico, questa è la nostra posizione, per carità di Dio. Poi ognuno giustamente si fa le proprie opinioni, fermo restando che le cause ancora devono finire. Quando finiranno si saprà. Il comune aveva torto e deve pagare integralmente tutto quello che ha richiesto l'altro, oppure il comune non aveva torto, tutti questi soldi sono stati richiesti in maniera immotivata. Questa è la nostra posizione, che per carità di Dio a me pare legittima, dico. E quindi chiediamo l'approvazione dell'emendamento. Io sono certamente dispiaciuto di quello che ho visto già sentito in questo consiglio comunale, perché qui mi pare che più che l'interesse generale della collettività, non solo della collettività, è sicuramente ancora una volta posta in discussione la difficoltà a superare certe barriere e certe barricate. Nell'apprezzato intervento
del collega dell'opposizione. Ci sono però alcune cose che andrebbero sottolineate ed evidenziate. La prima è che andando domani a fare o ad approvare questo emendamento, così come è stato proposto, significherebbe che chi deve andare a sottoscrivere quest'atto non va con una delibera, che è un atto della pubblica amministrazione perfetto, valido e comunque idoneo a raggiungere l'obiettivo, che è quello di ottenere questo finanziamento che ci vuole arrivare del default, ma andrebbe a fare una proposta di rinegoziazione con tutte le conseguenze che questo può determinare. E la rinegoziazione in questi termini e con questi paletti che vengono messi sarà certamente difficile da ottenere, se non addirittura impossibile, a fronte di un rischio, consigliere, se fosse vero, che è quello dato dall'incertezza di poter vincere delle cause, dei giudizi che certamente non possiamo prevedere, perché come lei sa, purtroppo le sentenze in Italia sono le cose che tardano più ad arrivare se non si tratta di sentenze contro Berlusconi, e non c'è la certezza che purtroppo la giustizia faccia giustizia, anche perché il fatto che lei giustamente ha sottolineato che non è stato dato a questi interventi ingiuntivi presentati dall'andato contro il comune di Rocca Lumera la clausola di provvisoria eseguibilità sulla scorta della documentazione da loro fornita, non è un fatto che deve sconvolgere o che deve impensierire, è un fatto certamente naturale, perché chi opera e bazzica nelle aule di giustizia sa che quando un credito viene disconosciuto, come è stato nel nostro caso, è chiaro che il giudice con molta attenzione non emette un provvedimento di provvisoria esecutività a favore dell'ente del creditore, attendendo che si esplichi tutta la parte istruttoria, vengano le prove esaminate, attentamente istruite, e all'esito del giudizio poi si dirà se il creditore ha diritto di avere queste somme oppure no. Quindi dico, non è un fatto che deve preoccupare. Quello che invece ci preoccupa e che ci mette veramente in condizione di avere perso il sonno, perché in questi mesi abbiamo perso il sonno, è quello di dover costringere i nostri concittadini a pagare le imposte se non dovessimo domani andarci a presentare e a sottoscrivere, ad ottenere la sottoscrizione di questo accordo con la regione siciliana per avere questo finanziamento, che non è di pochi spiccioli. Tutte le imposte andrebbero al massimo dell'Enrico, avremmo un controllo amministrativo su tutti gli atti fino a quando non riusciamo a riportare questo comune in equilibrio un'altra volta. Ma una delle conseguenze più evidenti, non sto a dirle tutte perché lei fa l'avvocato e le conosce meglio di me, una delle conseguenze più gravi andrebbe comunque a incidere anche su tanti padri di famiglia che lavorano in questo comune e che sarebbero immediatamente esposti al rischio della mobilità. Qui partono oltre il 30-50% di dipendenti comunali, si prendono la valigetta e non si sa dove vanno a finire. E questo è uno dei tanti rischi che si vanno a correre. Perché? Perché noi altri dobbiamo andare a proporre un'istanza che rinegozia e mette in discussione un accordo che è costato fatica a raggiungere, in un momento di grande difficoltà economica, con bilanci che sono quello che sono, la regione vuole chiudere tante cose e taglia dappertutto, e a noi da 2.800.000 euro. Otteniamo questo risultato, che facciamo? No, lo rinegoziamo, rimettiamo in discussione tutto. Questi sono rischi che noi non ci possiamo permettere di correre. Per cui, se voi non fate un atto di responsabilità, che noi ci attendiamo, perché siamo convinti che lo avete fatto e quello che avete proposto lo avete fatto sicuramente con la convinzione di fare una cosa giusta e anche a difesa e a tutela della cittadinanza, ma se non ritirate l'emendamento o non lo modificate in maniera tale da non richiedere comunque domani una rinegoziazione che ci sarà sicuramente respinta, perché non ce l'accetteranno, se voi non fate questo noi saremo costretti a dover esprimere noi come maggioranza un voto contrario su questo emendamento. Siccome non lo vogliamo fare, perché riteniamo che questo è un atto che ripeta una valenza storica, perché salva questo comune, salva i padri, le madri di famiglia, gli impiegati di questo comune e tanti e tanti altri che lavorano e che hanno rapporti con questo comune, rapporti anche economici perché sono fornitori per altre cose, se voi non fate questo atto di grande responsabilità, noi saremo costretti a malincuore a dover essere contrari a questo emendamento, perché chiediamo e vi chiediamo con forza di fare, di adottare una deliberazione che esprima la volontà di tutto il popolo di Rocca Lumera e dell'intero Consiglio su questa questione, che è una questione di vitale importanza per quest'ente, per i cittadini, per gli impiegati e per tanti e tanti altri. Grazie.
grazie, per la giornata c'è il vice sindaco. Io volevo integrare soltanto per... Volevo dirvi che se avete letto, sicuramente l'avete letto, la nota della, dell'assessorato regionale dell'energia, poi io la voglio leggere anche per dare un senso e un significato. Con la presente in allegato si trasmette l'istruttore ai fini dell'emissione dei decreti di approvazione dei piani di rientro relativamente ai comuni di Rocca Fiorita e Rocca Lumera. Per quest'ultimo il decreto potrà essere emesso solo a seguito della rimodulazione a cura del Consiglio Comunale del piano di rientro su base decennale. Questa. E voglio leggervi l'esito dell'istruttore. L'esito dell'istruttore dice: si esprime parere favorevole alla concessione dell'anticipazione per euro 2.500.078,72 e all'approvazione del piano di rientro per l'importo di euro 2.890.078,40, comprendente anche la restituzione del residuo di una precedente anticipazione di cassa pari ad euro 390.000, subordinato alla rimodulazione a cura del Consiglio Comunale del piano di rientro su base decennale. Ora, io perché ho voluto leggere? Perché l'istruttoria di, questa, di questo piano di rientro è stato fatto. Quando domani l'amministrazione comunale di Rocca Lumera si presenterà a Palermo, non può chiedere alla regione o a chi rappresenta in questo caso gli uffici regionali per l'emergenza dell'assessorato alle energie per l'emergenza dei rifiuti di rivedere tutto, anche perché io vorrei dirvi una cosa: la situazione economica complessiva è quella che tutti conosciamo ed è una situazione di crisi, e non è soltanto una parola che ormai ci riempiamo la bocca, è una cosa reale. E allora la crisi, se esiste, esiste per tutti, compresa la regione Sicilia. Se noi perdiamo questo treno, noi il piano di rientro a Rocca Lumera non ne faremo più. Allora, questo che sia chiaro, eh? E siccome è un piano di rientro che in qualche modo l'amministrazione attiva di oggi ha preso in carico il 10 giugno 2013, ora andare a fare un discorso diverso, va bene? Io perché mi sforzo? Mi sforzo perché mi sarebbe piaciuto che su questo argomento, che non ha colore, è un problema che riguarda il territorio, il paese di Rocca Lumera, e non riguarda questa maggioranza o quella minoranza, o quella maggioranza di ieri e la minoranza di ieri, riguarda i cittadini di Rocca Lumera. Se noi domani ci dovessimo presentare a Palermo con delle, diciamo così, modifiche o comunque con delle richieste, cari signori ci possono rispondere. Non solo, ecco, lo diceva bene il consigliere Cacciola quando dice: andate in banca, decidete di fare un prestito e poi in qualche modo chiedete anche la garanzia al direttore. Noi l'abbiamo chiesto il comune di Rocca Lumera, come l'hanno chiesto tanti altri comuni, di avere l'anticipazione, ma non è che lo abbiamo chiesto perché ce lo siamo inventato, perché ne avevamo di bisogno come cittadini. Ne avevamo di bisogno come amministrazione comunale, e credo che qualsiasi amministrazione, che si chiami Argiloffi o che si chiamasse in un altro modo, non poteva fare diversamente. Fermo restando quello che dice l'avvocato Mereda sulla questione delle questioni legali, per l'amor di Dio, quello è un aspetto che... Ma qual è la soluzione? Ecco, io vi chiedo, se avete una soluzione diversa, ce la date, così io domani mi risparmio anche una passeggiata a Palermo, non ci vado. Così risparmio qualche ora, recupero qualche ora di sonno, non vado a sentirmi sicuramente delle belle parole, ma io vorrei capire qual è la soluzione, qual è l'alternativa. Se mi date un'alternativa, e allora posso essere pure d'accordo, ma non credo che ve ne sia. Grazie. Cambiamo, gli facciamo cambiare un'istruttoria. Non so però, se è possibile. No, io sempre di concludere, perché qua alla fine diamo la dimostrazione di quelli che parlano, ma alla fine non concludono mai nulla, perché l'atto conclusivo è la deliberazione di andare domani a Palermo a sottoscrivere ed evitare il dissesto di questo comune a carico dei cittadini, che in quel momento sì che andrebbero a pagare realmente le tasse con l'imposizione fiscale pesante. Perché?
perché hanno eletto un consiglio comunale sprovveduto che non ha fatto gli interessi del comune. Ma a questo non dobbiamo arrivare e non vogliamo arrivare, perché dobbiamo dare dimostrazione adesso al consiglio comunale che fa le scelte nell'interesse dei cittadini che rappresentano. Prego. Per carità di Dio, di qui dobbiamo fare gli interessi del comune e di tutti i cittadini di Roccomunale, questo è pacifico. E infatti per questa ragione noi siamo costretti ad insistere su questo emendamento, perché si deve chiedere alla regione, dato che l'ATO non è una banca e la regione non è una banca, l'ATO e la regione sono due soggetti pubblici, è la regione che li ha messi in liquidazione, è la regione che ha detto dovete finire di fare il vostro lavoro perché evidentemente non lo facevate bene, perché se funzionavano gli ATO non venivano messi in liquidazione. E quando, ripeto, un ente societario viene messo in liquidazione, questo ente societario tra 5 anni non sarà in grado di pagare nemmeno questa pena, e noi vorremmo indietro, che ne so, 500.000 euro da questo ente. Io penso che vinceremo la causa, ma perderemo sicuramente la vita. Noi lo facciamo in 10 anni, se questa diciamo, sentenza eventualmente arriva entro 10 anni, noi non paghiamo. Ma questo non c'è scritto, e noi questo chiediamo, che la regione ce lo dica. Dico, questo qua noi vediamo, questo è il senso del ragionamento. Concludiamo velocemente riguardo gli interventi. Io sapete su che cosa rimango perplesso? Sul fatto che oggi noi andiamo a rivendicare qualcosa alla regione, ma voi sapete che la regione ha previsto come termine ultimo per presentare le istanze per partecipare al piano di rientro 1 anno fa l'ha fatto. Noi stiamo arrivando con 1 anno di ritardo, dobbiamo dire grazie anche in ginocchio e in pregando, ci siamo riusciti, ci hanno fatto la grazia. Oggi cosa facciamo? Ritorniamo un'altra volta. Non siamo nel leader normale. Ah, ricominciamo. Tutti gli altri comuni hanno già firmato 4 mesi fa. Noi siamo il comune di Roccolumera, sono gli unici comuni che non hanno ancora firmato. Vi rendete conto? L'ostinazione è diventata per noi il nostro forte. Ma lasciamo stare. Allora, detto ciò, mettiamo subito a votazione la proposta di emendamento avanzata dal gruppo di minoranza. Chi è favorevole la può votare. Favorevoli 4. Chi è contrario? La rimanente parte. Mi spiace, questo emendamento non passa. Adesso andiamo a votare la proposta così come formulata dall'amministrazione, della persona del sindaco proponente, quindi chi è favorevole può alzare la mano. Allora, scusi, ho perso la ragione. Allora, 4 favorevoli, che sono i consiglieri di minoranza, e 8 contrari, 9 contrari, perché manca il consigliere di 9 contrari. Viene bocciata, sì. Adesso andiamo a votare la proposta di deliberazione così come proposta da parte del sindaco che è soggetto proponente, quindi chi è favorevole può alzare la mano. Favorevoli 9. Chi si astiene? Chi è contrario? Bene, 4 contrari, la proposta è approvata, quindi il comune di Roccalumera possiamo dire che è salvo da questo momento in poi, grazie a senso di responsabilità del gruppo di maggioranza. Mi corre l'obbligo di farlo questa scalare. Ora facciamo l'immediata esecutività, quindi chi è favorevole all'immediata esecutività della proposta di deliberazione può alzare la mano. Favorevoli 9. Chi si astiene? Chi vota contrario? Bene, grazie. Penso a questo punto si possa ritenere concluso, e domani l'amministrazione ha pieno titolo di andare a sottoscrivere questo piano di rientro, che sicuramente non è addebitabile a questo consiglio comunale e a questa amministrazione attualmente in carica. Bene, ma siccome voglio dire che l'amministrazione deve candidare sia le parti attive che le parti passive, questa fa parte di una situazione passiva che comunque vada, deve essere affrontata con lungimiranza e con capacità che abbiamo dimostrato di avere in questi mesi di inizio di attività. Detto ciò, andiamo subito alla trattazione del secondo punto. Sì, io pregherei la dottoressa Fava se cortesemente ci fa il verbale in modo tale. Sì, sì, ci prendiamo un attimino per un aspetto tecnico, perché gli uffici devono subito predisporre la proposta di deliberazione in modo tale che domani mattina possa essere portata al Palermo. Quindi dobbiamo fare la fotocopia del verbale. E non c'è bisogno che ci prendiamo? Va bene, allora continuiamo meglio così. Da detto ciò, possiamo andare avanti. Adesso passiamo alla trattazione del secondo punto. Il secondo punto è un'istanza, una nota che mi è stata fatta per venire dai consiglieri comunali di minoranza, i quali chiedevano una seduta straordinaria urgente
per trattare come oggetto iniziative per contrastare la realizzazione di un impianto di detrattamento meccanico biologico che prevede il trattamento, la biostabilizzazione, la biodigestione di rifiuti nel comune di Pagliara a ridosso del confine col territorio comunale di Roccalomea. Visto che questo è un consiglio comunale in seduta straordinaria oggetto, ritengo opportuno portarlo e quindi la trattiamo anche questa sera in maniera contestuale con il punto precedente. Se cortesemente qualcuno dei consiglieri di minoranza che hanno sottoscritto e hanno fatto anche la proposta di trattazione del punto vuole illustrare la narrativa e le considerazioni che hanno seguito a questo argomento, lo può fare, prego. Grazie Presidente. Sì, noi come gruppo di minoranza il 30 ottobre abbiamo presentato questa richiesta di consiglio straordinario e urgente affinché tutto il consiglio comunale comunque adottasse delle iniziative per contrastare la realizzazione di un impianto di pretrattamento meccanico biologico e la gestione dei rifiuti e nel comune di Pagliara a ridosso del territorio di Roccalumera. Noi avevamo già fatto il 7 ottobre e poi un altro sollecito il 10 ottobre di un consiglio comunale in seduta aperta, visto comunque che questa problematica aveva invaso la nostra realtà, comunque ed era esplosa ai primi di ottobre, il primo ottobre. Perché questo? Diciamo così i fatti. Con un verbale sottoscritto il 9 settembre dai sindaci dei comuni di Pagliara e di Santa Teresa di Riva, tramite questo verbale hanno convenuto di realizzare una piattaforma logistica intercomunale per l'ampliamento e l'adeguamento della discarica incontrata in Liguria e per mentre il comune di Pagliara per la realizzazione di un impianto di pretrattamento dei rifiuti nei pressi del casello stradale di Roccalumera, sempre questo nell'ambito di un accordo che era stato fatto precedentemente il 3 giugno precisamente tra i comuni di Santa Teresa, Sant'Arezzo, Forza da Tro, Antigno, Limina, Roccafiorita, Casalvecchio Sicolo, Savo, Fulcisicolo, Mandanice e Pagliara, al quale incontra la nuova riunione il comune di Roccalumera allora non aveva partecipato. Dopo il verbale che è stato firmato il 9 settembre, il primo ottobre, questo accordo, questo nuovo verbale veniva ratificato da tutti questi comuni che avevano fatto quel precedente accordo a giugno. Quindi si è saputo in quella data che comunque il comune di Pagliara aveva dato la propria disponibilità a realizzare un impianto di pretrattamento dei rifiuti. Appena saputa la notizia, tutti gli amministratori, compresi noi consiglieri di minoranza, abbiamo subito compreso quali sarebbero state le ricadute negative sul territorio di Roccalumera. Perché comunque non è da accozzare contro lo sviluppo socio-economico di Roccalumera, perché non è compatibile con la vocazione turistica di Roccalumera, e subito ci siamo resi conto che tanti sforzi che avevamo fatto in precedenza e tanti sforzi che sicuramente si faranno, perché sono stati tutti gli amministratori, di dare di Roccalumera un'immagine di paese turistico, sarebbero comunque svaniti con una realizzazione di un impianto del genere a ridosso proprio del nostro territorio. Perché il comune di Pagliara ha dato la disponibilità comunque di un territorio che è a ridosso anche confinante con nella piana di Rocche Nere, che è vicino al centro abitato, che è confinante con la zona artigianale nella quale il comune di Roccalumera, l'amministrazione ha investito milioni di euro, e che comunque adesso con la vendita dei lotti sarà un volano per lo sviluppo, se non di Roccalumera, ma anche di tutto il comprensorio. Poi altre ricadute negative sull'impatto ambientale, altre ricadute sulla salute e la sicurezza dei cittadini, e un altro aspetto da non sottovalutare è
la viabilità, perché comunque se devono essere trasportati dei rifiuti arriveranno dei mezzi pesanti che devono attraversare una porzione del territorio di Rocca Lupera, e quindi il traffico, diciamo, dei mezzi pesanti lo dovrà sopportare Rocca Lupera. Se poi andiamo a leggere il verbale scritto da Santa Teresa da Pagliara, si capisce come questo impianto, lì si parla di impianto di pre-trattamento, biostabilizzazione e biodigestione. Quindi una prima parte di rifiuti saranno trattati in questo realizzato progetto a Pagliara, e poi la parte che rimarrà, la parte secca adesso, verrà trasportata nella discarica di Vigoria. Questo significherà anche per la viabilità che avremo il doppio passaggio. Dei mezzi. Visto che poi anche l'amministrazione attiva aveva fatto già una conferenza stampa dove aveva espresso il proprio dissenso, e che tutto il Consiglio Comunale in una seduta, anche se marginalmente, avevamo espresso le nostre posizioni che erano in netto contrasto con la realizzazione di questo impianto, quindi a noi sembrava opportuno attivarci immediatamente anche con dei consigli aperti per informare e sensibilizzare i cittadini su questa problematica. Anche perché le delibere che avevo sottoscritto della giunta comunque di Pagliara parlava, è chiara, era con la realizzazione di un impianto di questo tipo. Sì, esatto. Quindi noi avevamo pensato, appunto, dopo queste dichiarazioni anche fatte il 25 di ottobre, in seguito a un'interrogazione che i consiglieri di minoranza avevano fatto al sindaco, e il sindaco Prestipino comunque aveva espresso le ragioni delle proprie scelte, le proprie intenzioni, e ci aveva confermato che queste istanze comunque della disponibilità del proprio territorio erano state inviate al Dipartimento dei Rifiuti e al Dipartimento degli Acque e dei Rifiuti, e comunque delle istanze che per procedere direttamente per avere, insomma, questa autorizzazione. Quindi ci è sembrato il caso il 30 ottobre di richiedere un consiglio urgente e straordinario, non senza tralasciare comunque il consiglio aperto che avevamo richiesto in precedenza, perché ci sembrava che fosse il caso di fare una formale opposizione, una deliberazione assunta da tutto il consiglio comunale di dissenso, di contrasto alla realizzazione di questo impianto, perché fino adesso ci siamo espressi sì, ma in maniera verbale e con dei comunicati stampa che comunque sono stati unilaterali, ma non però non c'è stato un vero e proprio confronto anche fra gli enti comunali, fra i comuni interessati. Quindi a nostro avviso è importante che il Consiglio Comunale deve individuare un percorso condiviso adottando tutto da l'una delle proposte che noi andremo comunque adesso a fare, che abbiamo scritto in questa nostra richiesta. Noi chiediamo che tutto il Consiglio Comunale in maniera condivisa, noi in questa richiesta ne abbiamo scritte alcune. Questo ciò non vuol dire che le possiamo avviare oppure ragionarci insieme, quindi andrò a leggere le proposte che noi abbiamo richiesto. Di esprimere formale opposizione alla realizzazione dell'impianto di pretrattamento rifiuti nel comune di Pagliara per le ragioni sopra appena esposte. Convocare il Consiglio Comunale in adunanza aperta per trasmettere tanto più è possibile notizie e dati ai cittadini in modo che ognuno si possa formare liberamente la propria opinione riguardo all'argomento. Favorire la costituzione di un comitato spontaneo di cittadini.
istituire un tavolo tecnico politico composto da sindaco, suo delegato, presidente del consiglio e almeno rappresentante del gruppo consigliare, tecnici competenti del settore e rappresentanti del comitato spontaneo di cittadini, che potrebbe essere costituito nei prossimi giorni. E noi ci teniamo molto a questa iniziativa del tavolo tecnico politico, perché è importante che si invitino anche degli esperti, perché noi veramente vogliamo conoscere quali possono essere le ricadute negative che può subire il territorio di Roccalumera. Sappiamo benissimo che bisogna pensare a un ciclo integrato dei rifiuti, però queste scelte, a nostro modo di vedere, vanno fatte a livello comprensoriale. Poi convocare un consiglio comunale in adunanza aperta o un'assemblea popolare in un luogo diverso dall'aula consigliare per consentire una maggiore partecipazione dei cittadini, e ormai ben informati e coscienti della problematica e magari allargata agli amministratori cittadini e degli altri enti interessati. Dare mandato al sindaco di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a sostenere le ragioni del comune e di inviare la relativa deliberazione di dissenso alla realizzazione di qualsivoglia impianto. Abbiamo messo qualsiasi impianto perché anche se si parla di impianto di biodigestione, noi nel verbale leggiamo tutte e tre, pretrattamento, biostabilizzazione e biodigestione. Poi noi intanto dobbiamo scongiurare l'autorizzazione del silo logistico perché è a ridosso del nostro comune, poi probabilmente all'interno degli ARO si potrà parlare di ciclo integrato dei rifiuti, come si può andare a provvedere in questo senso. Quindi qualsiasi voglia impianto di trattamento dei rifiuti che interferiscano con il comune di Roccalumera, rappresentando le conseguenze negative che una scelta del genere, se attuata, avrà sul nostro territorio. A tutti gli enti interessati all'iniziativa, agli enti preposti ad esprimere pareri e o a rilasciare autorizzazioni, alle autorità preposte, presidente della regione siciliana, commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità, dirigente generale dipartimento rifiuti e acque, prefetto di Messina, sindaci dei comuni interessati. Anche se fino adesso si parla solo di inserimento nel piano regionale, non si parla di progetti, secondo noi è importante fare adesso delle osservazioni ostative alla realizzazione di questo, per scongiurare la realizzazione di questo impianto. Grazie, consigliere Gordini, un grazie anche perché ci dobbiamo fermare un attimino per far prendere respiro anche ai nostri. Quindi perché ha illustrato, diciamo, l'argomento dell'ordine del giorno che è in discussione. Ci sono altri interventi? Sicuramente, prego, il capogruppo della maggioranza, l'avvocato Flores. Signor Presidente, signori consiglieri, gentile pubblico, ci sono dei momenti come quello che abbiamo appena affrontato poco fa con la discussione della delibera precedente, e questo non è meno pesante e meno grave di me, che riguardano la vita, la sopravvivenza, gli interessi, i bisogni, il benessere di intera comunità. E sono delle scelte, pertanto, che devono essere, a nostro avviso, condivise, ma anche partecipate. Tutto quello che abbiamo sentito sulla discarica, la volontà e tutte le altre iniziative che sono state indicate, in un documento dell'opposizione abbastanza articolato, sono cose che noi condividiamo, ma che riteniamo non possano essere soltanto delle scelte che adotta un consiglio comunale, perché per la gravità dell'argomento di cui si discute è necessario ed opportuno che ci sia una forte presa di coscienza e forte partecipazione popolare. In questo l'amministrazione è capitanata dal dottor Giroffi, facendo un incontro stampa qui nell'aula consigliare il 4 ottobre, una conferenza stampa, ha sollevato per prima l'argomento, che l'ha fatto con toni drammatici, con toni pesanti, con quei toni seri e importanti e solenni che si devono dare a scelte come questa, che pesano senz'altro sulla testa di tutta questa collettività, ma non solo per la realtà di oggi, anche per le generazioni future. Se aprite i giornali, se accendete la televisione, ancora oggi sentite tutto quello che sta succedendo in Campania, dove c'è stato un modo selvaggio di utilizzare, anche sotto pressioni che non sono state molto lecite e molto corrette, ma lì c'è gente che è morta,
c'è gente che ha problemi di sopravvivenza, che ci sono terreni che non si sa nemmeno se potranno essere modificati. Ora è chiaro che qui non siamo in condizioni così drammatiche, però è anche vero che non possiamo consentire di operare e permettere a nessuno di porre a ridosso del territorio di Roccolomera, ma soprattutto in stretta adiacenza e vicinanza con la realtà, e con la realtà civile di questo paese e soprattutto con la realtà urbana di questo paese, di mettere una discarica, con conseguenza che dico il tavolo tecnico ci potrà anche indicare e dire fin nelle minuzie e negli aspetti più delicati e scientifici, ma che noi non vogliamo e vogliamo evitare a tutti i costi di avere. Ma per fare questo non lo possiamo fare come una scelta che parte dall'alto, come una decisione, una determinazione di un consiglio comunale. Lo dobbiamo fare con la partecipazione popolare di un popolo che si ribella, perché non può accettare che condizioni così pesanti, così gravose, che saranno anche lasciate a chi verrà dopo di noi, perché una volta che viene insediata lì questa realtà sicuramente lascerà degli strascichi sul territorio che difficilmente potranno essere. Allora noi vogliamo che la partecipazione popolare, che questa comunità prenda coscienza e stia dietro all'amministrazione comunale che ha già dato l'input, ha già adottato delle iniziative importanti che noi condividiamo, ma che devono oggi essere anche approvate in una maniera forte e chiara anche dall'intera collettività. E allora noi chiediamo che la proposta che avete fatto voi altri, che fino a un certo punto condividiamo, vengano emendate sotto il profilo che tutto quello che voi dite può essere fatto, ma deve essere fatto a fronte di una volontà popolare fortemente partecipativa che ci dica quali sono le cose che dobbiamo fare. E a questo proposito, noi consiglieri di maggioranza abbiamo preparato, proprio scrivendo la penna in maniera semplice e veloce, come siamo abituati a fare, perché ci piace risolvere i problemi, affrontarli con tempestività, così come è stato fatto il 4 di ottobre, quando questa notizia improvvisamente è venuta fuori, e con altrettanta serenità subito l'amministrazione è stata qui a suonare il campanello d'allarme. E quindi noi chiediamo che venga emendata la vostra proposta in questi termini, di dare atto di tutto quanto formalmente già fatto da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale proposta alla realizzazione di un impianto, qualunque esso sia, che può essere di pretrattamento meccanico biologico, che prevede il trattamento, la biostabilizzazione, la biodigestione o qualsiasi altra cosa dei rifiuti nel comune di Bagliara a ridosso del confine col territorio del comune di Roccolomera. Secondo, di predisporre, così come già anticipato dall'amministrazione comunale, e ne abbiamo già di questo discusso e questo impegno l'avevamo già preso e lo manterremo, come già anticipato l'amministrazione comunale di Roccolomera nella conferenza appunto del 4 ottobre, un consiglio comunale pubblico ed aperto alla partecipazione popolare, nel corso della quale saranno stabilite tutte le iniziative di qualunque genere e natura per opporsi alla realizzazione della precitata opera, consentendo alla cittadinanza intera di partecipare, prendere parte, fare proposte ed essere protagonista di una scelta che riguarda la realtà di oggi, ma che può influire senz'altro anche su quelle che saranno le realtà e le prospettive domani di questo paese. Io gliela consegno, non è scritta a macchina, non è presentata in forma dignitosa e decente, però sicuramente è fatta con lo spirito di amare profondamente questo paese, la sua realtà, e soprattutto di lasciare uno spiraglio importante perché il futuro di questo paese non venga ammorbato dall'aria fetida e anche da tutte le conseguenze che un tipo di opera del genere porterebbe e che farebbe veramente pesare su questa intera collettività e sul suo futuro. Grazie Presidente. C'è il Sindaco, prego Sindaco. Desidero intervenire. Si è sempre impegnato in prima persona e si è esposto anche in prima persona sull'argomento, e su questo gli dobbiamo dare atto, soprattutto durante la conferenza stampa e l'incontro che è stato fatto qualche sera fa a Telenovanti. Sì, infatti desideravo appunto parlare di questo incontro, al quale incontro ha partecipato pure il consigliere Corrini, il Sindaco di Bagliara, poi c'era il vice sindaco di Santa Teresa, lo vedrete domani sera a Telenovanti. Io desidero semplicemente dire questo, che il livello di guardia da parte nostra è altissimo, noi vigileremo su ogni cosa. Io ho già inviato in modo ufficiale al sindaco di Bagliara una richiesta di documenti per quanto riguarda il tipo di impianto che intende fare nel comune di Bagliara, al grosso col comune di Roccolomera, perché dalla trasmissione che poi voi potrete anche vedere,
il sindaco di Magliara parla, un momento parla di impianti di trasformazione, di pretrattamento, di biodigestione, poi parla di un impianto di trasformazione, di biostabilizzazione. Sono due aspetti e due cose completamente diverse. Comunque sia, sono tutti e due degli impianti che non vengono presi da noi in considerazione, perché noi siamo per una chiusura netta nei confronti di qualsiasi impianto che debba sorgere a ridosso col comune del Pomeriggio. Ma lo diciamo non perché siamo a priori contrari, lo diciamo perché abbiamo delle motivazioni ben valide, quali per esempio un impianto del genere diciamo che sarebbe contiguo alla zona artigianale dove il comune di Roccomera ha impegnato somme cospicue per la realizzazione. Ci sono delle fonti dalla quale si educano acqua per uso civile, sono due pozzi e una galleria subalvia del torrente Pagliare. Ci sono condizioni di carattere stradale, viario, ci sono tutta una serie di condizioni, quale per esempio il fatto di aver scelto un territorio in prossimità dello svincolo stradale mi fa pensare che questi rifiuti verrebbero non solo dalla zona circostante a Roccomera, dai paesi circostanti a Roccomera, ma anche da altre zone, perché tutto è stato scelto per un fine ultimo che è quello di fare un impianto grosso che potesse soddisfare una popolazione di circa 200-250 mila abitanti. Quindi voi vedrete, voi pensate che cosa ci sarebbe qua di via vai, di camion e così via di seguito. Poi una cosa del genere, e quindi io mi sono già fatto una richiesta ufficiale al sindaco di Pagliare per sapere esattamente il tipo di impianto, la localizzazione con le particelle catastali e la destinazione urbanistica. E poi ho chiesto pure tante altre notizie che possono poi avere un riscontro e quindi una relazione di contrapposizione a ciò che lui vuole fare. Ma non ci siamo fermati qui, vi assicuro, siamo stati anche alla regione. Siamo stati alla regione per chiedere lumi su questa cosa. E la regione si sta attestando a fare il piano regionale del rifiuto. Ancora siamo in una fase di elaborazione, ma certamente ci dobbiamo muovere, perché questo piano, prima che venga alla luce, noi dobbiamo mettere tutte quelle condizioni che possono bloccare un'eventuale decisione così scellerata. Quindi io aspetto, prima io direi di fare qualsiasi riunione aperta con i cittadini, di aspettare quelle che sono le notizie ufficiali da parte del Comune di Pagliare. Abbiamo dato 30 giorni di tempo, in 30 giorni loro devono rispondere obbligatoriamente, altrimenti saranno denunciati per quanto riguarda per omissione all'ufficio. Quindi io quello che vi posso dire è questo, io aspetto queste risposte ufficiali, però nel frattempo noi ci muoveremo nelle sedi regionali per poter eventualmente valutare insieme ai funzionari regionali, non solo ai funzionari regionali, anche delle possibili alternative, e quindi io sono fiducioso, posso dire, su questa possibilità di riuscire. Grazie. Grazie sindaco, ci sono altri interventi, prego consigliere Pagini. Sicuramente quello che ha affermato il consigliere Fleres, che bisogna formare la cittadinanza per avere proprio quel sostegno e quella mobilitazione popolare, è sicuramente l'arma più efficace che noi possiamo avere in questo momento, oltre alla conferenza stampa con la quale l'amministrazione ha avvisato comunque tutti i cittadini. Infatti dopo il 4 ottobre, noi il 7 ottobre avevamo fatto per questa motivazione la richiesta di un consiglio aperto. Infatti avevamo chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale di Annunzia aperta per dare maggiore supporto all'azione politica amministrativa tesa a contrastare in maniera netta e inequivocabile la realizzazione dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti. E poi avevamo fatto un altro sollecito il 7 ottobre. Era proprio per questo, per mobilitare proprio tutta la cittadinanza e per sensibilizzarli. Quando invece abbiamo chiesto il consiglio comunale straordinario e urgente, quando abbiamo saputo che comunque Pagliare aveva già inviato le proprie istanze già a Palermo. A Palermo alla regione non sanno che noi facciamo il consiglio comunale, pubblica di stampa, quindi è importante secondo noi in questo momento subito fare una deliberazione adottata dall'intero consiglio comunale subito adesso, perché noi in questo momento non vogliamo
qualsiasi tipo di impianto, che sia di pretrattamento, biodigestione, biostabilizzazione. Quindi è importante, secondo noi, in questo momento intanto mandare una deliberazione. Se noi facciamo il Consiglio Comunale aperto, nel Consiglio Comunale aperto possiamo adottare tutte le iniziative. Anzi, è importante farlo. Scusi, consigliere, il Consiglio Comunale aperto non se ne adotta. E infatti, per quello, infatti stavo dicendo questo, però poi possiamo adottare le iniziative, cioè prendere suggerimenti dai cittadini, però poi non possiamo andare a deliberare. E questa è la nostra richiesta di Consiglio Comunale. Ma provvedendo, però non possiamo aspettare tutto questo tempo. In questo momento, secondo noi, noi diciamo no perché non vogliamo l'impianto. Poi, se dobbiamo parlare di ciclo integrato dei rifiuti, come possiamo fare, se ci mettiamo, cioè ci mettiamo a vedere anche con esperti che tipo di impianti sono, anche perché ne dobbiamo parlare, questi rifiuti da qualche parte, e anche avere dati ufficiali, però come dice il sindaco, è giusto, per avere dati ufficiali possiamo dare queste informazioni ai cittadini. Io sono d'accordissimo con questo, con il Consiglio Comunale aperto, perché quando avremo delle informazioni, che c'era molto confusione nell'espressione e le manifestazioni del sindaco di Vagliare, quindi non voglio dire facciamo una cosa e poi lui dice un'altra. Però siccome cioè emerge, io dico questo, siccome emerge stasera, come è emerso comunque da tutti i comunicati stampa, che noi comunque come Consiglio Comunale, come territorio di Rocca Lubera, questo impianto non lo vogliamo, qualsiasi tipo di impianto. Quindi facciamo una deliberazione in un consiglio intanto per dire che noi non lo vogliamo, per tutte le motivazioni che ha detto il sindaco, che ho elencato io. Intanto non lo vogliamo, non può essere vicino a un paese con vocazione turistica andare a fare un impianto di questo genere, solo con queste motivazioni, che almeno sappiano alla regione che noi non lo vogliamo. Poi appena abbiamo le risposte da Vagliara, facciamo il Consiglio Comunale aperto, ci possono venire dei suggerimenti da parte degli esperti, da parte dei cittadini, ne parliamo ad ampio raggio e poi vediamo quali iniziative fare. Ora, noi siamo anche d'accordo all'emendamento che avete proposto alle nostre iniziative, però queste iniziative, se rimangono qua come iniziative, cosa facciamo? Secondo me è importante in questo momento fare una deliberazione ufficiale, ufficiale. Ci possiamo in maniera condivisa fra maggioranza e minoranza, andiamo a scrivere un documento, una proposta di delibera. Infatti noi non abbiamo fatto né una mozione né un'interrogazione, questa non era una mozione, l'abbiamo chiamata richiesta di Consiglio Comunale per adottare iniziative, perché sicuramente le iniziative non le dobbiamo adottare né noi consiglieri di minoranza, voglio dire a maggior ragione, ma l'amministrazione, però insieme. Perché comunque su questa cosa eravamo d'accordo a contrastare la realizzazione di questo impianto. Quindi se noi andiamo a fare una proposta di delibera di dissenso, in questo momento la andiamo ad adottare e la andiamo alla regione. Ma soprattutto per le condizioni che ci sono, quali per esempio i vari pozzi, la galleria subalpia, la viabilità, la contiguità con la zona artigiana, ci sono tutta una serie di condizioni che nuocerebbero ai cittadini di Rocca Lumera, e ma non solo, ma anche la distanza dal centro abbiato di Rocca Nere. Non dimentichiamo che questi centri, questi siti sorgono a distanze che anche sono... i cittadini di Vagliara devono saperlo, perché sono vicini. Certamente, anche loro. Ma soprattutto loro devono sapere che questo centro sorgerà a pochi metri dal centro, dal nucleo abitativo di Rocca Nere. Io so, perché mi sono informato, ma abbiamo dei tecnici che abbiamo già interpellato e che abbiamo già contattato, perché vogliamo che ci sia una, che ci sia una relazione che non sia semplicemente, politica, ma sia anche che ci sia un supporto tecnico, perché noi possiamo contrastare eventuali decisioni con un supporto tecnico. E quindi io ho chiesto ufficialmente al sindaco di Vagliara di fornirci tutte quelle condizioni, tutte quelle situazioni ufficiali, perché su questo noi dobbiamo lavorare, e naturalmente poi da questi dati uscirà una relazione tecnica ufficiale che noi invieremo alla regione e su cui ci occorreremo poi naturalmente per ciò che riguarderà questo tema. Certo, questa deliberazione sarà ancora più completa e va a supportare questo invece, perché poi ci sono altre motivazioni che non sono tecniche. Il fatto della viabilità, il fatto dell'impatto sociale. Sono tecniche. Sì, anche, che è però non possiamo dire anche senza supporto di carte, voglio dire, di documenti. Era per fare qualcosa nell'immediato, poi sicuramente in seguito, dopo che adotteremo le iniziative, avremo le risposte, possiamo fare un altro atto deliberativo ancora più completo, supportato da relazioni tecniche.
Quindi era questa, cioè separare due momenti. Intanto di delibera di dissenso subito immediato a questa cosa. E poi sicuramente un'altra deliberazione in maniera più completa con danni certi. Con una relazione tecnica ufficiale. Presidente, grazie, Presidente. Una cosa prego, che ha già detto molto bene il consigliere Corrini. Vede, io intravedo in questo veicolo che stiamo correndo noi, più forse di quelli dei cittadini di Cagliari, che anche di Corrado, perché è molto più vicino a noi. Noi però dobbiamo evitare di cadere in un tranello che è quello che, se oggi siamo un po' troppo precisi e puntuali nel parlare di un certo tipo di impianto, poi ci dicono va bene, aderiamo alla vostra e ne facciamo un altro. Non dobbiamo cadere questa cosa, perché quello che ci ha anticipato il sindaco, ma dicevo in questa puntata televisiva che vedremo credo stasera, c'era anche lei, c'erano altri, si è andato a stufare, e si è stufato proprio per questo, perché vogliono portarci a fare una deliberazione con una direzione e poi in artiglieria si chiama falso scopo, si spara da una parte e poi si fa l'offensiva da un'altra parte. Quindi noi non dobbiamo cadere in questo tranello e su questo dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, ma dobbiamo avere soprattutto l'apporto popolare, la gente si deve esprimere e deve dire insieme a noi come vuole che si intervenga e quali sono le iniziative che dobbiamo adottare, perché su questa cosa è in discussione la sopravvivenza futura, non solo presente, del nostro comune. Quindi deve essere un atto corale quello che dobbiamo adottare. Poi lo adotteremo con le forme del Consiglio Comunale, però la partecipazione popolare è fondamentale. Ma non cadiamo nel tranello di dire non vogliamo questo e poi ci fanno quell'altra cosa, perché questo è un rischio che corriamo. Aspettiamo, io devo un consiglio, poi possiamo anche discutere, aspettiamo la risposta ufficiale di ciò che vogliono fare e anche la localizzazione, perché si ricorda l'altra sera il sindaco parlava prima di un impianto qua in prossimità della strada, poi parlava di un impianto più in alto, quindi neanche loro sanno bene dove è la localizzazione, poi parlava di un impianto di pretrattamento di biostabilizzazione, poi di un impianto di pretrattamento di biostabilizzazione e poi questo e poi quello, cioè di volta in volta cambiava i termini e cambiava le condizioni e la localizzazione. Quindi io direi di io un consiglio posso dare, poi possiamo fare tutto quello che vuoi, di aspettare dei dati certi, ufficiali, e su quello poi eventualmente lavorare, per non incorrere poi anche in degli equivoci, in delle cose. Ci sono altri interventi? Perché non pensiamo che si perda comunque troppo tempo, perché queste situazioni arriveranno entro 30 giorni. Il rischio quale potrebbe essere, appunto, che noi parliamo di una cosa, perché noi sappiamo di questo impianto, diciamo, per sommigliare, no? Da quello che abbiamo appreso, diciamo, nella riunione del famoso 1 ottobre e poi da quello che è successo in Consiglio Comunale a Pagliare e dalle notizie di stampa. Ma in realtà, lei peraltro era presente all'incontro in televisione, non c'è stata una risposta, diciamo, esaustiva sotto il profilo della localizzazione, della tipicità dell'impianto, quindi rischieremmo noi di discutere di qualcosa che domani in qualche modo si potrebbe mettere in difficoltà, tra virgolette. È chiaro che il fatto che noi aspettiamo, perché come diceva bene il sindaco, abbiamo fatto una richiesta ufficiale e purtroppo i termini sono quelli dei 30 giorni, io auspico che non ci siano dei 30 giorni perché sarebbe anche una questione di correttezza tra istituzioni, ma comunque siccome la correttezza sappiamo a volte dove sta, però dico, il fatto che ci sono questi 30 giorni non significa, ecco, questo lo voglio dire per un fatto di tranquillità diciamo del Consiglio e della cittadinanza, non è che l'amministrazione comunale di Roccolomera sta stando con le mani in mano, state tranquilli, non è così, perché diciamo si sono avviate una serie di procedure che chiaramente non sono di natura, diciamo, ufficiale, perché ancora ci manca qualche passaggio, ma è chiaro che stiamo cercando di tenere alta l'attenzione, perché chiaramente non vorremmo in qualche modo cadere nell'equivoco. È chiaro che giustamente, come diceva lei, i 30 giorni sono perché la questione del piano regionale degli impianti
è un argomento che è in discussione, va bene? E questo noi lo sappiamo, e proprio per questo, perché lo sappiamo, siamo con, diciamo così, allertati e stiamo facendo una serie di valutazioni e di incontri con chi di competenza per non trovarci, diciamo, sprovvisti nei momenti in cui ci dovrebbero essere. Però la documentazione ufficiale del comune di Cagliara in qualche modo ci metterebbe in una condizione, sicuramente sapremmo di che cosa stiamo parlando, perché ad oggi in realtà sappiamo che un ipotetico impianto, ma poi non si sa che tipologia di impianto sarà, va bene, in che zona realmente andrebbe fatto, perché noi nel momento in cui avremo la documentazione del comune di Cagliara sappiamo che indicazione hanno dato per la felicità e il luogo realmente, la particella, se si trova a 100 metri dal confine di Rocco Romero o a 500 metri, dico, noi ad oggi questo non lo sappiamo, quindi abbiamo delle notizie generiche, non possiamo cadere nell'errore, nell'equivoco. Poi è chiaro che... Ma la cosa paradossale, io desideravo anche dire che nell'incontro che c'è stato l'altra sera, che è stato registrato e che andrà in onda domani, alla fine della discussione, proprio alla fine della, quasi della trasmissione, nella fase terminale, finale, a un certo punto non si è parlato più della discarica di Liguria come sito per il trasporto del secco, perché tutto doveva poi essere svolto e lavorato tutto nella piana di Rocche Nere. Quindi siamo partiti dalla Liguria per spostarci poi su Pagliare, dove tutto poi alla fine la mente, le menti del sindaco di Santa Teresa e di Pagliara hanno prodotto questo risultato, quello di fare il tutto a Pagliare, a Rocche Nere in modo particolare. Secondo me loro sanno già benissimo questa parte, sanno anche ma proprio per questo noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale per evitare di cadere in qualche e poi direi che comunque la popolazione va avvisata sempre, ogni passo passo, anche questo che abbiamo detto questa sera, anche se non è del tutto certo, comunque vanno iniziato i cittadini e l'evento partecipi sempre, in ogni modo. E un'altra cosa, Presidente, la nostra paura è quella che poi una volta che è accolta l'istanza a Palermo, comunque Pagliara, il comune di Pagliara viene inserito nel piano territoriale dei rifiuti, questa cosa che io abbiamo paura che poi questo piano bisogna farlo, perché comunque devo rassicurarla perché sì, prima di arrivare a questo c'è una conferenza di servizio, quindi il piano si fa e si fa al nostro insaputo. Noi saremmo informati in quanto comune limitrofo e comunque essendo, come diceva il sindaco, che siamo interessati perché il passaggio dei mezzi è necessario, che possono passare attraverso il volo e chiaramente devono passare attraverso il comune di Rocco Nere, e comunque ci sarebbe una conferenza dei servizi tra gli organi competenti, tra cui anche il comune di Rocco Nere, che sarebbe interessato, e quindi non è che saremmo proprio sprovvisti su questa cosa, o ci fanno il piano regionale degli impianti domani mattina e noi non sapremo nulla, questo io penso di poterlo dire con certezza. E per quanto riguarda poi anche il quale posto per aspettare questa risposta per individuare la zona dove avrebbe fatto questo impianto, comunque, che per noi se si fa anche a Pagliara, voglio dire, piuttosto che nella zona di Rocche Nere, non fa bene comunque, perché anche per la mia attività, quindi per noi comunque anche se si facesse più a monte, che ne so, per sono amici, per noi però Rocche Nere non va bene comunque l'impianto del genere. Non dobbiamo dire che noi siamo contrari, dobbiamo dire che perché altrimenti appare come una questione, diciamo così, frontale, dobbiamo sollevarla come un problema reale di incolumità per la salute pubblica e per una serie di problemi di carattere tecnico che ovviamente ci sono, perché ci sono. Ma noi siamo contrari in questa zona, sia alle carriere di Rocche Nere, sia magari più a monte, perché non fa bene per le motivazioni che abbiamo detto prima, anche se fosse più a monte del paese, per noi, per quanto riguarda l'aspetto della viabilità, assolutamente
Va bene, però come diceva il presidente, in qualche posto questo impianto da qualche parte va fatto, però io dico queste scelte quindi non le può fare un comune perché deve trarne un vantaggio economico a discapito di un altro comune che insomma va penalizzato perché un paese come Racconto Vera ha altre risorse. Ma questa scelta noi non dobbiamo dire che Rocco Lumera non va fatto perché noi diciamo no a prescindere, non è questo, è perché gli enti interessati si devono riunire e fare una scelta a livello comprensoriale, perché in un comprensorio non possiamo mettere un impianto di pretrattamento a Rocco Lumera quando è un paese a vocazione turistica, tantomeno lo vogliamo mettere nel paese accanto a Furci, che ne so, un altro paese, perché lo diciamo a Rocco Lumera, non lo vogliamo, ma lo vogliamo mettere in un altro paese, non è questo, perché adesso si deve fare un ragionamento a livello comprensoriale e anche come ci dicevano gli esperti della trasmissione, addirittura a livello provinciale, perché il ciclo ci spiegavano, poi c'era tanta confusione insomma anche con questi termini tecnici, comunque che il ciclo integrato dei rifiuti va fatto però all'interno delle SRR, quindi se noi facciamo un impianto di retrattamento dei rifiuti in questa nostra zona arriveranno i rifiuti dalla provincia. Non c'è niente da fare e quindi va risolto, quindi non solo nel nostro piccolo comprensorio, quindi fra Furci, Santa Teresa e Pagliara, si deve fare sì l'impianto, ma questo ragionamento va fatto a banda larga, va fatta su un ragionamento comunque non solo comprensoriale ma addirittura provinciale. Quindi per noi questo no è assoluto e lo dobbiamo dire subito. Va bene, dobbiamo dirlo, ma dobbiamo avere il supporto tecnico, guardi che è una cosa molto importante. Io ringrazio tutti voi per gli interventi, perché sono tutte queste considerazioni, questi ragionamenti hanno una convergenza unanime dove abbiamo il coraggio di dire no, ma non un no per partito preso, un no dettato da condizioni oggettive che ci impongono che questo tipo di impianti non possono essere realizzati nel nostro territorio, che non vuole essere inteso del territorio in senso largo del termine, no, perché sappiamo che ci sono problemi di viabilità, c'è una vocazione turistica ormai avviata e su cui si sta lavorando ormai da più decenni e quindi è una vocazione che va mantenuta e va salvaguardata. Ci sono le situazioni di criticità dettate dalla vicinanza dei torrenti, dalle situazioni di dissesto idrogeologico a cui sottoposto il nostro territorio, sappiamo bene a che cosa andiamo incontro ogni volta arriva la stagione delle piogge, dall'approvvigionamento idrico viene nella prossimità dove dovrebbe essere ubicato questo impianto. Quindi secondo me il messaggio che deve passare questa sera con questo consiglio comunale, ringrazio anche i consiglieri comunali di minoranza che si sono fatti carico di portare argomenti, sono fatte anche interpreti di quella che già era stata l'attività posta in essere da parte dell'amministrazione, perché non voglio mai dimenticare come questa amministrazione, in particolare questo sindaco, sono stati i primi in assoluto su tutto il comprensorio a rappresentare il problema alla cittadinanza. E vi ricordo bene che è stato il 2 di ottobre quando abbiamo fatto quel comunicato stampa a nome di tutta quanta l'amministrazione, anche se qualcuno ha cercato di criticare quell'occasione, ma è stato così, dove abbiamo detto noi a queste condizioni non ci stiamo, ma perché non ci sono le condizioni oggettive? L'abbiamo ripetuto e replicato nella conferenza stampa di giorno 4, a seguito di ulteriori dichiarazioni stampa che sono state fatte da altri amministratori che hanno pensato bene di voler mettere all'avvenire questa amministrazione, ma attenzione, noi non siamo complici di nessuno, camminiamo a testa alta e possiamo guardare negli occhi a tutti perché non abbiamo avuto mai interesse in situazioni del genere. E voglio ulteriormente fare un'affermazione che l'ha fatta già il sindaco nell'occasione della trasmissione. Nel regolamento che verrà portato il prossimo Consiglio Comunale per quanto riguarda la vendita lotti della zona artigianale è già stato predisposto, inizia già nel regolamento, che qualsiasi tipo di attività che ha a che fare con il ciclo combinato di rifiuti, quel tipo di sito non si può andare dal locale, così si combina il campo da qualsiasi vivo. Le azioni che sono state fatte attentamente ed esplicitamente, perché Rocca Lumera ha una visione ampia a 360 gradi dove prima di tutto c'è l'interesse della salute dei cittadini. Tutto il resto viene dopo, io questo è il tempo. Ma io poi, quindi secondo me, scusino, quello che sarà il deliberato di questo argomento deve essere quella della piena convergenza nel dire un no rapportato con delle
dei supporti tecnici a cui già l'amministrazione sta lavorando con alcuni tecnici. Non voglio dire altro perché non è giusto che ci scopriamo tutte quante le carte, perché come stanno facendo altri che lavorano in maniera molto sommessa, noi lavoriamo altrettanto, e soprattutto che c'è la volontà, così come già abbiamo detto in conferenza stampa, che vogliamo fare un consiglio comunale in adunanza aperta, perché vogliamo dare la parola a tutti di poter intervenire e poter dire alla gente qual è il proprio pensiero, perché noi ci riteniamo essere un consiglio comunale democratico, dove diamo la parola a tutti e non togliamo la parola a nessuno, perché qua dentro, lo sapete bene, io mi sono sempre prodigato affinché il dibattito si faccia nel più bello senso ampio del termine, perché non mi piacciono i dibattiti striminziti né tantomeno le interrogazioni botta e risposta. Non è una cultura che ci appartiene, Rocca Lumera è una cultura profondamente democratica e la vuole rivendicare. Si è, la rivendica nel passato, la rivendica già presente e la rivendica anche per il futuro. Di conseguenza state tranquilli che non appena avremo queste carte avremo la cognizione certa dell'ubicazione e di quelle che sono le situazioni ufficiali, faremo questo consiglio comunale in adunanza aperta, dove ognuno di noi, nessuno escluso, anche gli amici che vengono da fuori comune, attenzione, perché quello adesso sarà un palcoscenico in cui tutti potranno dire la loro, le associazioni ambientaliste, consiglieri comunali di altri comuni, amministrazioni, il nostro consiglio comunale, la nostra amministrazione, tutti, nessuno escluso, potranno esternare il loro grado di compiacimento o meno su questo tipo di iniziativa. Quindi secondo me ormai il dibattito possiamo ritenere chiuso, andiamo ad mettere subito a votazione la proposta di emendamento fatta da parte del... Scusi, io volevo dire brevemente una cosa. Prego. Volevo dire perché io ho ascoltato il Consiglio Comunale che si è tenuto a Pagliara e poi sono stato ospite, anche se non ero praticamente fra quelli che hanno parlato, quando c'è stata la trasmissione. E posso dire due cose. Da parte dei cittadini di Rocca Lumera, come dice il sindaco, 4.260 cittadini, l'ha detto in conferenza stampa, l'ha ripetuto in ogni intervista, l'ha detto la sera della trasmissione a Tele 90, e c'è me, testimone, il consigliere Corrini, in questo momento noi diciamo no, tutti, tutto il paese, non c'è né opposizione né minoranza, e non c'è né maggioranza che rappresenta Rocca Lumera né opposizione che rappresenta, siamo tutti qua a rappresentare il paese e a dire no, ed è un no chiaro, mentre sia nel Consiglio Comunale di Pagliara, e non voglio entrare perché è chiaro che il Comune di Pagliara sono giustamente liberi quando sono consigli, sia là, ma soprattutto nella trasmissione c'è stato una situazione poco chiara. Poco chiara perché nel Consiglio Comunale di Pagliara non c'è stato dibattito e da parte del sindaco che è andato a esporre sul perché voleva fare la discarica, perché, e questo perché poi alla fine era un perché che lui ha riportato soprattutto su una questione economica, di un ritorno, su un fatto tecnico e centrato poco, ma la cosa poco chiara è stata in quel consiglio e soprattutto nella trasmissione a Tele 90 di non dire con esattezza qual è l'area, come dicevo, quali sono le particelle, qual è il progetto. Io dubito che alla data del 9 di settembre, quando al comune di Santa Teresa Riva si è sottoscritto un accordo firmato dai due sindaci, il sindaco di Santa Teresa e il sindaco di Pagliara, tutti e due i sindaci non avevano già una visione di cosa si doveva progettare e nei luoghi dove si dovevano fare. Dobbiamo dire questo, noi come amministrazione, tutti, abbiamo detto dal primo momento in cui abbiamo saputo di questa discarica no, da parte degli amministratori che vogliono fare le discariche, chiamiamole così, poi ci diranno di gestione, non di gestione, che hanno questa idea, l'hanno chiamata idea, non c'è stata chiarezza. E allora noi come amministratori dobbiamo dare ai nostri cittadini un momento di chiarezza e di verità, non potendolo dare noi, non avendolo ufficialmente da parte del sindaco di Pagliara, che è quello che più noi ci confrontiamo essendo comune vicino, il sindaco di Rocca Lumera, il sindaco di tutti, il sindaco nostro ha fatto una richiesta ufficiale al Comune di Pagliara, e dietro a questa richiesta noi tutti insieme ci muoveremo e diremo ancora una volta un no convinto. Il paese di Rocca Lumera, e credo
che la moltitudine dei cittadini di Pagliara non vogliono questa discarica nel nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Cacciola. Penso che gli interventi li possiamo chiudere perché, come dicevo prima, c'è convergenza di intenti, comunione unanime su quello che è l'argomento, sulla posizione, quindi adesso metterei subito ai voti la proposta di emendamento formulata dal capogruppo di maggioranza, dall'avvocato Fleres, quindi chi è favorevole può alzare la mano, unanimità. Bene, adesso votiamo l'argomento complessivo di emendamento per un atto formale, quindi chi è favorevole può alzare la mano, all'unanimità. Bene, quindi concluso questo argomento, ritengo che il Consiglio Comunale questa sera si possa dichiarare anch'esso concluso. Grazie e buona serata a tutti.